Pup, la rivelazione shock sulla cena con Danilo Gallinari alla Zanzara. Dopo essere stato protagonista sul reportage delle Iene sulla legalizzazione della marijuana, Pupo è tornato a far discutere per quanto affermato nel corso del programma radiofonico La Zanzara, in onda su Radio 24. Stuzzicato da Giuseppe Cruciani, l'artista fiorentino ha raccontato di essere stato a cena a Los Angeles con il fuoriclasse del basket italiano Danilo Gallinari, esclamando: "È incredibile quello che è accaduto". Enzo Ghinazzi è entrato nel dettaglio ed ha spiegato che a tavola erano presenti il cestista e la madre. Il conto finale era $240 da dividere in 6 perché abbiamo mangiato in un posto piuttosto modesto. Pupo ha aggiunto che poi la madre di Gallinari ha fatto il conto in base a quello che avevano mangiato. In pratica la mamma ha fatto il conto con Danilo che aveva il menù in mano e con il telefonino faceva le somme. Il cantante ha spiegato che il fuoriclasse in bar aveva mangiato un'insalata da $8, mentre la madre si è fatta portare un piatto di spaghetti dal costo di $7. Ha diviso il conto in base alle portate consumate. Ghinazzi ha riferito di essere rimasto sorpreso perché fino a quel momento avevano parlato di ingaggi milionari e di sponsor da migliaia di euro. Gallinari ha sottoscritto un accordo da $65 milioni l'anno. Il musicista ha puntualizzato che al termine della serata lui e la compagna, Patricia, hanno pagato $32. Un atteggiamento che ha stupito il 62enne che ha sottolineato che quando si trova a tavola con amici è sempre pronto a pagare. Nel corso dell'intervista Pupo ha parlato anche della sua relazione parallela con la moglie Anna e la compagna Patricia spiegando che fa spesso l'amore. Nonostante la mia età. Senza fare giri di parole l'interprete di Gelato a Cioccolato ha dichiarato di accontentare entrambe le donne e che la gelosia è stata superata da tempo. Non ho mai ragionato con il bilancino. Lo speciale rapporto con la moglie e la compagna. Enzo Ghinazzi ha riferito di essere convinto che ormai la consorte lo vede più come un figlio. Il discorso è scivolato sull'aspetto economico con Pupo che ha spiegato che se volesse potrebbe guadagnare ancora di più. Nello specifico il fiorentino ha rivelato di aver rifiutato la partecipazione a diversi reality show. Di recente sono stato contattato per Ballando con le Stelle e in passato per il GF e l'Isola. Il cantante ha spiegato che nella maggior parte dei casi si trattava di offerte piuttosto importanti, ma non andrei neanche per un milione di euro.